Salve a tutti, parliamo oggi di tipi di personalità e di ipnosi. Ora, molta gente si chiede: sono più reattivo all'ipnosi? Potrò entrare in ipnosi? Cosa può permettermi di entrare in ipnosi? Allora, prima di tutto spieghiamo che cos'è l'ipnosi. L'ipnosi è comunicazione, comunicazione con noi stessi. Ma proprio perché è una comunicazione, ci sono persone che hanno differenti maniere di reagire alla comunicazione. Comunicazione interna è simile alla comunicazione esterna. Allora, immaginiamo che incontriamo una persona gentile che parla, con la quale entriamo bene in rapporto. Questa persona molto spesso è ben reattiva all'ipnosi e noi possiamo lavorare molto bene con lei. Immaginiamo una persona con la quale abbiamo difficoltà di comunicazione. Oppure che sotto un certo punto di vista vuole imporre la sua comunicazione alla nostra. Ecco, questa persona può avere più difficoltà con l'ipnosi, ma come capite è una difficoltà di comunicazione, non è una difficoltà tecnica. Ora andiamo a vedere magari la persona più impositiva. Noi tra l'altro abbiamo un metodo veramente particolare per capire, possiamo utilizzare vari segnali, sia i movimenti delle mani, ad esempio la persona indicativa spesso fa il movimento così, o anche può certe persone, soprattutto osserviamo movimenti statici, ad esempio la posizione delle braccia. Quando la persona incrocia le braccia in questa maniera, spesso è offensiva, si chiama posizione affermativa. E questo tipo di persone possiamo avere una maggiore difficoltà che altre per cercare di riuscire ad entrare in comunicazione, a portarle in ipnosi. In realtà queste persone sono abituate un poco ad affermare se stesse o in certi casi difendono la loro intuizione, ma in maniera affermativa. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo entrare un poco nel loro mondo. Ora, se è affermativo, la persona affermativa ha bisogno di qualcuno che lo ascolti, quindi se noi ci poniamo in maniera positiva con loro, non dico clientelare, ma comunque vicina, ecco, in quel momento questa persona si apre e da quel momento, secondo la sua successiva aspettualità interna, potrà scendere in ipnosi. Qual è il secondo elemento che andiamo a vedere? Se di pensiero o più affettiva. Guardiamo questo molto bene dalle mani, pollice destro sopra, persona logica, ma a volte queste persone logiche, che possiamo anche vedere da come parlano, perché per dire le persone logiche stanno tante riflessioni, tante cose e via dicendo, ecco, dobbiamo bloccarle nella logica. Una maniera, ad esempio, è portare l'attenzione sul corpo, la respirazione, renditi conto della tua respirazione e da lì possiamo portare la persona più profondamente all'interno di se stessa. Mi fermo qui, dato due elementi che sono comunque molto utili per entrare in comunicazione e per incominciare a sviluppare delle tecniche ipnotiche con altre persone. Questi due elementi non sono utili solo per la comunicazione ipnotica, ma sono utili anche nella vita di tutti i giorni. Quindi ascoltateli, praticateli e fatemi sapere nei commenti com'è andata. Scrivete sotto e non dimenticate di sottoscrivervi al nostro canale dove pubblicheremo sempre delle cose interessanti. Grazie e a presto.